T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff. State ascoltando i podcast di Avamposto 42, la guida galattica per terrestri in missione. Abbiamo intervistato il professor Paolo Zamboni dell'Università di Ferrara, PI dell'esperimento Drain Brain dell'Agenzia Spaziale Italiana. Professor Zamboni, benvenuto. Quali sono gli effetti della microgravità sul sistema venoso degli astronauti? Bene, questa è una domanda molto bella, perché la forza di gravità sul sistema venoso ha una funzione assolutamente fondamentale qui sulla Terra. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo più o meno 5 litri di sangue che circolano nel nostro corpo, e almeno 3 litri e 700 si trovano dislocati nel sistema venoso. Quindi il sistema venoso contiene più o meno il 75% del sangue che circola. Quando noi siamo in piedi fermi, tutte le valvole del sistema venoso sono aperte, quindi possiamo considerare che queste vene non sono altro che un sistema di vasi comunicanti, uno nell'altro. Il 70% del sangue, a causa della forza di gravità quando siamo in piedi, si trova dislocato sotto alla linea diaframmatica. E mano a mano che passa il tempo, in un modo proprio direttamente proporzionale, sempre più liquidi e sangue si trovano nella parte inferiore del corpo. Questo è il motivo per cui alla sera, dopo una lunga giornata in piedi, tutti noi possiamo osservare che abbiamo le caviglie più gonfie, i piedi più gonfi. Quando poi ci andiamo a distendere a letto, praticamente gli effetti di questa forza di gravità cambiano radicalmente, perché praticamente la pressione è uguale in tutti i punti, essendo il nostro corpo supino, e quindi c'è una nuova ridistribuzione legata a questo gradiente gravitazionale, e il sangue si distribuisce in modo equanime in tutto il corpo. E questo è il motivo per cui, quando invece ci alziamo alla mattina e ci guardiamo allo specchio, abbiamo il viso certamente più gonfio che non alla sera. Parliamo del ritorno venoso cerebrale. Come cambia la circolazione del sangue per gli abitanti della stazione spaziale? Su questo non sappiamo tante cose, sappiamo qualche cosa. Sappiamo per esempio che in generale il sangue che circola in condizioni di microgravità, quindi sugli esperimenti che sono stati fatti nelle stazioni orbitanti, è sicuramente di meno. Infatti il volume che viene schiacciato dalla pompa cardiaca è più piccolo. E questo potrebbe essere spiegato col fatto che più fluidi si accumulano nel corpo degli astronauti, quindi praticamente quello che viene comunemente detto ritenzione idrica è una condizione della microgravità. Sappiamo anche che le vene giugulari, che sono i due vasi più importanti che portano il sangue fuori dal cervello, sono estremamente dilatate, molto più dilatate di quanto non lo siano sulla Terra. Ci mancano delle informazioni dinamiche, cioè noi non sappiamo esattamente se queste vene sono dilatate per delle condizioni pressorie o sono dilatate invece perché contengono più sangue, perché il sangue è più fermo. È qui che entra in gioco il vostro esperimento Drain Brain. Che obiettivi si pone? Diciamo che lo scopo di Drain Brain, e quindi diciamo il lavoro che farà Samantha nella stazione orbitante, è esattamente quello di fornirci, attraverso un apparecchio che poi diremo esattamente come funziona, che si chiama pletismografo cervicale, è quello di fornirci delle informazioni dinamiche, cioè quanto sangue passa dalla testa, dal cervello, attraverso il collo per tornare al cuore in una unità di tempo. Poi anche quali sono i meccanismi attivati in condizioni di microgravità per permettere, per assicurare all'astronauta un passaggio quanto più vicino a quello che ci può essere sulla Terra in questo tipo di condizione. Ed è per questa ragione che diciamo una delle prove dell'esperimento sarà quello di valutare il sangue che passa dalla testa al torace, lungo il collo, con un esercizio di respirazione standardizzata, che il respiro crea una condizione di attrazione del sangue verso il torace, perché aumenta
una pressione negativa che abbiamo nel torace e quindi diventa come una specie di trappola che attira il sangue in assenza della regolazione gravitaria. Ci sono quindi degli esercizi che gli astronauti possono eseguire per migliorare il ritorno venoso. Certo, si tratta di fare un ulteriore passo avanti, quindi noi sapevamo queste cose, diciamo l'esperimento di Samantha ci potrà chiarire quanto è l'accumulo di questo fluido interstiziale nel collo durante il tempo del viaggio e quanto questo è attribuibile ad una stasi venosa perché il sangue gira meno velocemente perché non c'è più la regolazione gravitazionale e quanto la respirazione e esercizi respiratori, anche calibrati in un certo modo, possono comunque aiutare a portarci vicino ad una condizione fisiologica. Oltre a questo, guarderemo anche nelle altre vene del corpo, sempre con questo tipo di sistema di misurazione, come sia l'accumulo di fluidi e come eventualmente degli esercizi muscolari, utilizzando dei protocolli già presenti che vengono impiegati normalmente per studiare le attività muscolari in assenza di gravità, possono eventualmente indurre anche qui un miglioramento del ritorno venoso. Per l'esperimento verrà utilizzata una tecnica chiamata pletismografia strain gauge. Il prototipo utilizzato da Samantha Cristoforetti è uguale a quelli sulla Terra? E come funzionano? Certamente, la pletismografia strain gauge non è assolutamente una novità, è un qualche cosa che c'è in medicina da più di 30 anni. Non è mai stato usato questo sistema a livello cervicale perché diciamo, gli strumenti che avevamo precedentemente erano degli strumenti che davano notevole noia e costrizione perché si tratta di collari che vengono con dei sensori che vengono agganciati attorno al collo. Quindi abbiamo studiato un particolare tipo di silicone molto morbido all'interno del quale ci sono dei sensori. Questi sensori rispondono molto bene alle variazioni di volume del collo, cambiando la resistenza elettrica e quindi generando un segnale che ci permette di ricostruire quello che è il volume dei fluidi e il volume anche che passa attraverso la sezione di questo piccolo collare. I dati raccolti con Drain Brain verranno utilizzati anche per scopi cronobiologici. Cosa implica? Beh, la cronobiologia, quando è nata, sembrava una cosa quasi stregonica, no, in medicina, era come dire, predire come quasi degli stregoni degli avvenimenti. In realtà oramai è certo che la fisiologia umana ha un orologio molto preciso e questo orologio poi corrisponde anche a degli eventi. Vi faccio un esempio, la coagulazione del sangue è molto meno efficiente nelle ore serali, ed è questo il motivo per cui quando ci facciamo la barba, questo per gli ascoltatori maschi, nelle ore serali è più facile che ci si tagli, che si sangui, ma non perché siamo meno periti nel farlo, perché la nostra coagulazione è sicuramente meno efficiente. Al contrario, nelle ultime ore della notte, nelle prime ore della mattina, la nostra coagulazione è estremamente efficiente e non a caso che tutti gli eventi trombotici, che quindi sono la patologia della coagulazione in senso di iperfunzionamento e quindi di formazione di un tappo nei vasi, avvengono tutte fra le prime ore, le ultime ore della notte e le prime ore della mattina, quindi fra le 6 e le 8 noi abbiamo l'85% degli infarti del miocardio e delle trombosi cerebrali. Quindi si è anche visto che molti ormoni hanno un ritmo legato alla giornata, per esempio. Il cortisolo, che è il cortisone che viene da noi prodotto, ha un picco sicuramente alle 8 della mattina, che è più o meno l'orario in cui ci svegliamo, in cui comincia la veglia, e quindi dà una svegliata, per così dire, un pochino a tutti gli organi dopo il riposo notturno. Esatto, ci sono dei ritmi circadiani e ritmi circannuali. Ovviamente in una missione di sei mesi noi non possiamo valutare la stagionalità dei fenomeni, perché avremo solamente 2 stagioni, ma possiamo invece valutare un ritmo circadiano. Più che un ritmo circadiano, diciamo una variabilità circadiana, perché è molto difficile considerare la giornata dell'astronauta e in un qualche modo
rapportarla a qualche fenomeno analogo nella Terra. Per cui noi abbiamo cercato di valutare se questa funzione del ritorno cerebrale, perché è questo che andavamo a studiare, potesse in un qualche modo avere un ritmo legato al sonno-veglia. Per cui ci saranno degli esperimenti di Samantha che verranno fatti prima di coricarsi ed altri che invece verranno fatti al risveglio. Un esperimento come Drain Brain potrebbe avere ricadute anche per noi terrestri? Sì, in effetti diciamo che queste attività di Samantha, oltre a dare dei dati importantissimi a mio avviso, perché la regolazione del ritorno venoso cerebrale è molto importante per regolare tutte le funzioni fisiologiche del sistema nervoso centrale, diciamo, ci darà moltissimi dati e moltissime anche aperture a mio avviso, anche in senso di ricadute. Giustamente, come dice, industriale. Diciamo questo, che le persone che sono affette da un ostacolato scarico delle principali vene cerebrali, che sono le vene giugulari, per esempio, che sono quelle più note, non hanno immediatamente delle sintomatologie, perché questa difficoltà di scarico viene vicariata sulla Terra e nella gravità dall'apertura di tanti vasi più piccoli. E quindi tante strade alternative che comunque, sia pure in modo meno efficiente, quindi più lento, ma però riescono comunque a trasportare il sangue, a bypassare questo ostacolo che c'è nelle vene e quindi comunque ad assicurare una discreta funzione per un alto numero di anni. Questi circoli collaterali, quando siamo in assenza di gravità, non funzionano proprio perché manca la forza di gravità, quindi l'ostacolo è un ostacolo da assenza di gravità e quindi i sintomi legati a un ritorno venoso non buono, sicuramente invece che attendere anni, li possiamo già cominciare ad intravedere dopo un pochino di mesi che si sta nella condizione microgravitazionale. Quindi praticamente divento un modello di queste patologie che sono patologie descritte da poco, che si chiamano insufficienza venosa cronica cerebrospinale, che ha un acronimo che si chiama CCSVI, ci potrebbero essere dei sintomi CCSVI anche nei cosmonauti, che però diventano un modello molto importante perché tutto questo si sviluppa, questa sintomatologia, in un tempo, con un orologio molto più piccolo di quanto non si sviluppi nei malati, dove dovremmo attendere anche dei decenni per poter vedere degli effetti dei sintomi, mentre diciamo in questo tipo di sperimentazione potremmo avere dei dati che si riescono a raccogliere proprio nei pochi mesi in cui c'è la missione spaziale. Drain Brain è frutto della collaborazione di più soggetti. Ci racconta quali sono le persone e gli enti coinvolti? Dunque, l'Università di Ferrara ha un programma specifico su questo, di cui io sono praticamente il direttore scientifico, e studia il ritorno venoso cerebrale, lo studia in modo traslazionale, cioè in pratica noi siamo dei medici, però abbiamo formato un gruppo che comprende sia dei biologi sia anche dei fisici e cerchiamo, diciamo, la nostra ricerca ha proprio uno scopo traslazionale, cioè di mettere assieme dati fisici, dati di fluidomeccanica, con dati invece di tipo biologico e molecolare. Oltre a questo, sviluppiamo dei sistemi di screening e cerchiamo di avere una diagnostica sempre meno invasiva. Uno dei punti principali è proprio quello di cercare di utilizzare un sistema pochissimo invasivo, a bassissimo costo, facilmente ripetibile, come può essere il plethysmografo, per cercare di individuare nella popolazione le persone che hanno un ostacolato ritorno venoso cerebrale. Quindi a questo tipo di programma dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Agenzia Spaziale Europea, che si svolge, diciamo, a bordo, esiste a lato anche un programma che fa parte di un progetto che si chiama COSMOMET, in cui il plettismografo che abbiamo sviluppato, diciamo, per questo tipo di missione di Samantha, possa essere utilizzato anche per screening di malattie cerebrovascolari con legami con malattie neurodegenerative anche sulla popolazione generale. Per maggiori informazioni sull'esperimento Drain Brain,
andate su www.asi.it. Intervista a cura di Antonio Pilello. Montaggio audio Agenzia Spaziale Europea. Avete ascoltato un podcast di Avamposto 42. Alla prossima e niente panico!